Ed eccoci per un video senza tagli. Sono stato sfidato a mangiare più aglio dal canale di Super Tranquillo, che mi ha mandato un messaggio sotto il mio video, non mi ha citato durante il suo video, dove c'è la sfida di mangiare a chi mangia più aglio, diciamo, dove lui ha tentato di mangiare 20 piante di aglio fresche del suo orto e sfida i suoi amici youtuber o forse anche chiunque a mangiarne più di lui. Allora, caro Super Tranquillo, innanzitutto ti saluto, è un piacere risentirti, ci siamo scambiati dei semi molti anni fa, alcuni anni fa, non diciamo molti. E, probabilmente il tuo canale è esattamente il contrario del mio, tu sei super tranquillo, io non sono super tranquillo, io sono l'esatto contrario del super tranquillo, però cerco di essere tranquillo e questo cercare di essere tranquillo tante volte mi provoca dei problemi, probabilmente mentali, e quindi a volte escono dei video un pochettino che potrebbero essere considerati strani da alcune persone. E detto questo, come sai il mio canale non è solo un canale di orto, ma è un canale che contiene molto orto. Tu mi sfidi a mangiare l'aglio del mio orto. E, ecco, vorrei dirti un paio di cosette. Qua siamo in Piemonte, cioè tu stai sfidando un piemontese a mangiare più aglio di te. È un po' come se io andassi in Sardegna, e ci vado spesso, a sfidare un sardo a cuocere il porcetto. Non c'è gara, sono cose che non si fanno, quindi io ti sconsiglio di sfidare un piemontese a mangiare più aglio. Qui il piatto tradizionale è la bagna cauda, qua si dice «Dui pubrum bagnant l'oli», che non è solo la frase più difficile da dire per chi non è piemontese e anche per chi è piemontese a volte, ma significa due peperoni bagnati nell'olio, ma non è un olio normale, è l'olio della bagna cauda, con molto aglio. Quanto aglio c'è nella bagna cauda? Beh, vediamo, questa qui è una testa d'aglio. Secondo alcuni, nella bagna cauda devono andarci due spicchi di aglio per ogni persona che partecipa. Secondo altre teorie, però, nella bagna cauda ci vogliono una testa d'aglio intera a persona. Ecco, mio suocero è una delle persone che ha di queste teorie qua, cioè una testa d'aglio per ogni persona. E ti assicuro che l'ho mangiata, non se ne esce indenne da un piatto del genere, non se ne esce indenne non solo il giorno in cui lo mangi, ma per i tre giorni successivi non ne esce indenne nessuna persona che è accanto o vicino a te. Quindi io ti sconsiglio di sfidare un piemontese a fare a gara di chi mangia più aglio. Posso farti ancora un piccolo esempio: nel paese di mia moglie c'è un signore, ormai un po' anziano, che usa fare merenda, diciamo, con l'aglio crudo. Lui prende gli spicchi, ci mette intorno, li pela, ci toglie la pellicina, poi ci mette intorno una striscia di lardo e poi li mangia così crudi, e se ne mangia anche più di 20 spicchi crudi, sbucciati, anche tutti i giorni, cioè per lui non è un problema, lui piace così. E come dice lui, solo il primo ti dà un attimino di problema. Ecco, io sconsiglio chiunque di fare una cosa del genere, perché se tentate di mangiare uno spicchio di aglio sbucciato, crudo così, rischiate il soffocamento, non sto scherzando, cioè non lo fate, non tentate. E questo è quello che io volevo dire. Detto questo, tu mi sfidi a mangiare 20, tu ne hai mangiati 16, sei arrivato a 16, ma sfidi a mangiare più di 16 agli. Vediamo, tu hai detto che deve essere l'aglio del mio orto, però nel mio orto l'anno scorso non sono potuto andare perché l'orto ce l'ho a 7 km di distanza, c'era il coronavirus ed era impossibile andare lì. In più nel mio orto non coltivo l'aglio di solito, e nonostante io mi trovi in Piemonte dove come abbiamo capito l'aglio fa parte della base alimentare, ok? E allora come posso risolvere questo problema? Ci vuole comunque un aglio coltivato da me. Tu non hai
specificato quale tipo di aglio. Quindi io scelgo l'Allium Schoenoprasum, che me l'ha regalato mio nipote e che ho qua dietro. Credo di avere qua dietro, sì, eccolo qua. Questo qui è l'Allium Schoenoprasum. Ok, allora, il nome gli è stato attribuito da uno svedese intorno al 1750, più o meno, e fa parte della famiglia delle liliacee, anche se ci sono delle classificazioni più moderne che le attribuirebbero la famiglia delle Amaryllidaceae, qualcosa del genere. Spero di aver pronunciato giusto, di aver ricordato giusto, ho studiato Wikipedia prima di fare questo video. Ma detto in italiano, questa qui è erba cipollina. Siccome io sono più per le tradizioni che non per le classificazioni moderne, io mi riferisco alla classificazione tradizionale che la attribuisce alla famiglia delle Liliaceae, e quindi questo qui è un aglio. Ora, questa qui me l'ha regalata mio nipote l'anno scorso, è l'unica erba cipollina che ho. Io non posso sradicarla e mangiarne le radici. Quindi mangerò la parte verde e quindi secondo me riuscirò a mangiarne più di 16, vediamo se è vero. Se riuscirò a mangiarne più di 16, forse avrò vinto la sfida. Da vero piemontese mi sto cimentando su un terreno molto molto arduo, mangiare aglio crudo. È buonissima. Una. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Undici. Dodici. Tredici. Quattordici. Quindici. Sedici, con questo andiamo a pari. Diciassette. Diciotto. Diciannove. Venti. A dire la verità, io volevo fare, povera la mia erba cipollina, volevo fare questo video prendendo un po' in giro la tua sfida, ma ti assicuro che mangiare 20 foglie di erba cipollina ho tutta la bocca infuocata. Si vede che non sono un vero piemontese. Piemontese poi. Se devo proprio andare a guardare, tanto questo video penso che avrà vita breve sul mio canale, non è che rimarrà lungo, posso anche dire delle cose in più che di solito non direi. Per esempio, quanto posso essere piemontese io? Vabbè, diciamo che sì, mio padre è piemontese, mia nonna era piemontese, mio nonno era piemontese, ma mia mamma è dell'Umbria. Alcuni dei miei quadrisavoli, addirittura, risalgono, uno dei miei quadrisavoli
risale alla nobiltà francese, che dopo la rivoluzione francese è scappato dalla Francia, cioè durante la rivoluzione francese è scappato dalla Francia perché sennò lo ammazzavano, e quindi io sono d'accordo che lui sia scappato. Ed è venuto fino a qua, in Piemonte, ha depositato tutti i suoi averi. Naturalmente mentre faccio il video è normale che i cani debbano cominciare ad abbaiare, come non so cosa, su questa parte. Ha depositato tutti i suoi averi in Piemonte, da un notaio, e poi è andato a Napoli. A Napoli si è sposato con una ragazza, evidentemente napoletana, e poi è tornato in Piemonte. E quando è tornato in Piemonte, il notaio aveva fatto sparire tutti i suoi averi, e praticamente è stato derubato dal notaio. E quindi cosa ci insegna questa storia? Questa breve storia ci insegna che mai fidarsi dei notai. Non so se quello che sto dicendo è vero, però cioè, so che la storia è vera, non so se è vero che non bisogna mai fidarsi dei notai, ecco questo. E questo non per dire che io abbia origini nobili e nobiliari, io l'ho scoperto l'anno scorso e non me ne frega assolutamente niente di essere parente di qualche nobile, ok? Però questo serve per dirvi che io non è che sia poi così tanto piemontese, a parte mia mamma che è dell'Umbria e poi molti miei parenti addietro, tutto il resto della mia famiglia da parte di mio nonno, di qualche generazione addietro, proveniva dalla Valle d'Aosta, quindi di piemontese io ho veramente, veramente poco. Però perché vi sto dicendo tutto questo? Vi sto dicendo tutto questo perché noi non è che siamo piemontesi, non è che siamo italiani, secondo me non facciamo nemmeno parte solamente di questo pianeta, noi facciamo parte dell'universo, siamo creature che fanno parte di questo universo. E sono abbastanza sicuro che qualunque creatura si incontri in questo universo, se tu avrai l'alito che sa così tanto di aglio, questa creatura ti starà lontana. Ma a me non piace che le creature mi stiano poi sempre così lontane. A me non piace quando mia moglie mi dice che so di aglio. Di qualunque posto dell'universo, di questo universo, di qualsiasi altro universo tu faccia parte, caro super tranquillo, ma chiunque altro stia guardando questo video e l'ha visto fino a questo momento, voglio dire, ma perché mangiare così tanto aglio? Perché? Questo è l'interrogativo con cui vi lascio. Perciò il troppo stroppia, si dice dalle mie parti. Non vi consiglio di mangiare così tanto aglio, anzi può farvi bene mangiarne pochissimo ogni tanto. E con questo ho concluso, vi saluto, vi ringrazio e chissà quanto tempo questo video rimarrà sul mio canale, probabilmente poco, non è detto, non si sa. Vi saluto, non lo monterò questo video, quindi adesso vengo a spegnere la telecamera. Saluti a tutti, è stato un grande piacere. E adesso ho la bocca che sa di erba cipollina e mi brucia un casino. Immaginatevi se avessi anche solo osato assaggiare uno spicchio crudo o se avessi coltivato l'aglio nel mio orto e avessi mangiato l'aglio fresco. Super tranquillo, sei un pazzo, più pazzo di me, più pazzo di chiunque abbia mai conosciuto nel mangiare le cose, probabilmente. Grazie, grazie per questa occasione di video. Ciao a tutti.